Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Singolare, io sono Emanuele e oggi vi racconterò alcune storie spaventose non adatte ai deboli di cuore. Le migliori storie di fantasmi e di paura sono così reali, credibili e agghiaccianti da garantirvi almeno una notte, se non di più, passata a rigirarvi tra le coperte in cerca di pavimenti scricchiolanti e di gemiti spettrali. Naturalmente questo è il paradosso insolito nelle storie di fantasmi, più sono belle, peggio dormirete la notte. Questo è vero anche se siete dei credenti convinti del soprannaturale, come quelli che hanno memorizzato i dettagli sulle origini di Halloween e non hanno paura di guardare foto inquietanti. Abbiamo raccolto alcune storie spaventose, tutte basate su eventi veri, che vi perseguiteranno sicuramente. Spegnete le luci se siete abbastanza coraggiosi e preparatevi ad ascoltare storie di fantasmi così reali e così terrificanti che non riuscirete a dormire per tutta la notte. Le piccole mani. Non ho mai vissuto in una casa infestata, ma mia madre l'ha fatto da adolescente, scrive l'utente di Reddit.com Patented Space Hook, raccontando un evento vero. Anche in altre case della sua strada succedevano cose strane. A poche case di distanza da lei viveva una famiglia. Una sera la figlia andò a letto con un forte mal di testa, il giorno dopo era morta. Era deceduta per un aneurisma. Dopo il funerale la famiglia si allontanò per non pensare alla tragedia e il padre chiese a mio zio, il fratello di mia madre, di controllare i loro animali domestici. Mia madre e mio padre, che all'epoca si frequentavano, andarono con lui. Mia madre aveva sentito che c'era un pianoforte a coda e voleva suonarlo. Mio padre stava studiando per diventare veterinario. Dopo essere entrati in casa, mio zio e mio padre si diressero nel seminterrato per vedere gli animali, mentre mia madre andò al pianoforte al piano terra. Stava suonando quando sentì qualcosa sfiorarle le caviglie. Pensò che un gatto fosse uscito dalla cantina e le fosse passato accanto. Continuò a suonare, poi l'ha sentito di nuovo. Ha guardato sotto il pianoforte e non ha visto nulla. Quando rincominciò, sentì delle mani che le stringevano le gambe. Si precipitò alla porta del seminterrato, chiamò mio zio e mio padre e li aspettò. Una volta fuori, mio zio capì che mia madre era sconvolta e le chiese cosa c'era che non andava. Lei gli raccontò quello che era successo e lui diventò bianco. Lui le disse che la figlia che era morta faceva un gioco con suo padre. Quando lui suonava il pianoforte, lei strisciava sotto di lui, gli afferrava le caviglie e gli spingeva i piedi su e giù sui pedali. Il paziente fantasma. La compagnia di ambulanze per cui lavoravo aveva un'ambulanza infestata, la 12, racconta l'utente di Reddit.com Zerbo. Molti paramedici hanno raccontato storie al riguardo, ma io non ho mai creduto molto alle cose paranormali. Questo fino a quando non ho avuto la mia esperienza personale con l'ambulanza 12. Io e la mia collega stavamo lavorando in una comunità rurale alle 3 del mattino. Era buio pesto e completamente silenzioso. Stavamo entrambi sonnecchiando. Io ero al posto di guida e lei al posto del passeggero. Mi sono svegliato con una voce soffocata, ma ho pensato che la mia compagna stesse parlando. Le dissi che stavo cercando di dormire e chiusi gli occhi. Ho sentito distintamente una voce maschile dire «Oh mio Dio, sto morendo», seguita da alcuni secondi di respiro pesante. Io e la mia collega ci siamo alzati e abbiamo guardato nel compartimento del paziente da dove sembrava provenire la voce. La situazione è rimasta tranquilla per un paio di secondi, poi abbiamo sentito lo scatto del regolatore di una bombola di ossigeno e un sibilo, come se stesse perdendo. Ho acceso le luci e siamo corsi fuori dall'ambulanza. Ho pensato che un passeggero potesse essere salito mentre dormivamo, così abbiamo aperto le porte posteriori. Non c'era nessuno. Ho controllato le bombole di ossigeno, nessuna era aperta. Da allora non abbiamo dormito molto. Il fantasma impertinente. La mia vicina Diana e io abbiamo avuto un poltergeist giocoso per anni e lo abbiamo chiamato Billy. Così esordisce l'utente di Reddit.com Abby's Alibi nella sua storia di fantasmi reali. Tornavo a casa e trovavo qualcosa messo in un posto strano, il latte in una credenza, la carta igienica nel frigorifero, il detersivo per il bucato nella vasca da bagno. Una volta Diane chiamò per chiedere se Billy fosse stato in giro, perché non riusciva a trovare un litro di latte. Alla fine lo trovammo fuori, sui gradini di casa. E lo zucchero? Maledetto zucchero. Ogni mattina la mia zuccheriera era vuota.
Quando ne avevo abbastanza, indicavo la casa di Diane e gridavo: «Vai a trovare Diane!» Nel giro di 5 minuti ricevevo una telefonata. «Grazie mille», mi diceva. Lui era andato a fare le bizze a casa sua. Questo accadde per tutti i 2 anni in cui vivemmo lì. Nessuno ci credeva, nemmeno i nostri mariti. Mia madre pensava che qualcuno venisse a rubare quando dormivamo o eravamo fuori casa. Mia sorella credeva che stesse succedendo qualcosa, ma non sapeva cosa. Ancora oggi non riesco a spiegarmi nulla. L'inquietante soffitta. Prima che l'utente di reddit.com Digstoves iniziasse a raccontare la sua storia di fantasmi più spaventosa, quella di aver vissuto in un luogo che ovviamente era popolato da veri e propri membri del mondo spirituale, ha sottolineato l'ironia delle storie di fantasmi che iniziano con la frase «Non credo nei fantasmi, ma…». Dopotutto, non importa come inizi una storia di fantasmi, essa si basa sempre sull'idea che «Andiamo, certo che crediamo nei fantasmi». Qualche anno fa mi sono trasferita in un appartamento con una sola camera da letto a Melbourne, in Australia, racconta. Era la prima volta che vivevo per conto mio. Il condominio era stato costruito negli anni 30. Ero lì da qualche mese quando un giorno sono tornata a casa dal lavoro e sono andata in bagno. Vidi qualcosa di strano. Una tavola di legno che aveva coperto un buco nel soffitto che conduceva a una piccola mansarda. Giaceva a terra in 2 pezzi. Esaminai i pezzi. La tavola era spessa 1 centimetro e ci sarebbe voluto Bruce Lee per romperla. Pensai che il padrone di casa avesse mandato qualcuno a lavorare sul solaio. Ero congelata dalla paura, sicuramente c'è qualcuno lassù, pensai. Ho inviato le foto via email al padrone di casa chiedendo se qualcuno fosse stato lì, con un pizzico di fastidio visto che non mi aveva avvertito. La sua risposta è stata: «Mi chiami appena può». Ho chiamato e mi ha spiegato che gli ultimi 2 inquilini avevano detto che era successa la stessa cosa. Mi promise che avrebbe sostituito il pannello e lo fece. 1 mese dopo, una notte, mi sono svegliata verso le 4. Il mio corpo era ricoperto di pelle d'oca. Mi sembrava che qualcuno mi stesse strofinando le mani addosso. Tutto era silenzioso, ma poi ho sentito un suono di trascinamento provenire da sopra il mio letto. Era come se qualcuno stesse trascinando un sacco di patate. Mi sono bloccata, convinta che ci fosse qualcuno lassù. Non era possibile che un animale facesse quel rumore. Dopo 5 minuti ho trovato il coraggio di accendere la luce. Mi sono armata di una mazza da cricket e sono andata in bagno. In quel momento ho visto che la nuova tavola che copriva il buco era rotta in 2. Mi sono sentita male. Il rumore di trascinamento era cessato, ma ho sentito qualcos'altro, un sussurro. Il suono era chiaro e proveniva dalla soffitta. Sembravano voci di bambini e potevo sentire una frase ripetuta più volte. «È il tuo turno, è il tuo turno». Ho acceso tutte le luci dell'appartamento per far sembrare le cose normali. Erano le 5 del mattino e fuori era buio. Guardai la TV per cercare di rilassarmi. Poi è saltato un fusibile. Il mio pappagallino Dexter, che tenevo in cucina, di solito non faceva mai rumore di notte, ma ha iniziato a starnazzare come se fosse stato strangolato. Non l'avevo mai sentito fare quel tipo di rumore. Stava urlando. Presi le chiavi dell'auto, corsi fuori, mi sedetti in macchina e aspettai lì finché non sorse il sole. Quando ho visto delle persone che portavano a spasso i loro cani, questo mi ha confortato abbastanza da rientrare. La porta d'ingresso era aperta, ma ho pensato che forse avevo dimenticato di chiuderla quando sono uscita. Sono andata in cucina a controllare Dexter, ma non era nella sua gabbia. Mi sono sentita di nuovo male. Tutte le finestre erano chiuse, così ho guardato ovunque all'interno. Quando sono andata in bagno, ho sentito degli schizzi. Dexter era mezzo affogato nel water. Lo tirai fuori, lo lavai e lo asciugai. Ero così confusa. Alle 8 del mattino chiamai il padrone di casa e gli diedi una versione annacquata della notte. «Oh wow, hai sentito anche tu i sussurri?» mi disse. Rimasi in quell'appartamento per altri 18 mesi. Ho sentito i sussurri in alcune occasioni e per 2 volte la tavola che copriva il buco nel soffitto si è mossa. Anche se ora vivo da un'altra parte, il padrone di casa ha chiamato di recente. Mi ha detto che i suoi nuovi inquilini mi avevano pregato di parlare con me di alcune cose che stavano accadendo lì. Lascia perdere, ora è un loro problema. Il fantasma dell'impiccato.
Un tema che accomuna molte storie di fantasmi è quello di offrire un senso di giustizia in cambio di una morte ingiusta. Questa particolare storia di fantasmi, tuttavia, offre una visione un po' diversa. Si tratta di un trattamento ingiusto nella morte e di una vendetta nell'aldilà. Il 13 ottobre 1877 Robert Schmale fu impiccato dopo un processo che lo giudicò colpevole di una terrificante e inspiegabile serie di omicidi. Gli abitanti della città erano così pieni di rabbia e odio che lasciarono il suo corpo appeso per giorni. Secondo la storia, nessuno dei cittadini dimostrò un briciolo di rimorso, tantomeno di perdono. Da allora si dice che Schmale infesti la città. Chi l'ha visto dice che appare come una figura maschile spettrale, ma non appena la figura si registra nella mente, scompare in modo un po' folle nell'oscurità. Se il video ti è piaciuto, come al solito, metti un bel pollice in su, iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche e noi ci rivediamo nel prossimo video.